Simon Bonanni al suo primo film presentato in Italia qui al Faito Doc Festival. Allora sì, sono molto contento di essere qua sul monte che non conoscevo, che è un posto bellissimo, e mostrare questo film per la prima volta. Sono molto contento di aver potuto mostrarlo in questo posto naturale, che il film pubblico... tratta di natura, e qua è speciale, molto speciale. Con un pubblico spontaneo? Sì, penso che in un posto così, con un team così, è bellissimo questo festival. Mi incanta proprio essere qua, e anche l'organizzazione, anche il fatto di prendere il funicolario, ero proprio perso arrivando qua. Insomma, penso, ti ha colpito? Sì, davvero sì. Penso di tornare l'anno dopo, senza problema. Perché sei qui al Monte Faito? Vengo perché seguo il lavoro di Nathalie Etturi da diverso tempo e abbiamo un film in preparazione con loro. Sul centro Il Camino, che ci saranno delle riprese tra poco, dal 2 al 12 agosto, ed è un film che è girato già da diverso tempo, ci sono delle immagini che esistono da molto tempo ed è in piena produzione in questo momento, ed è per questo che lui è qui, per scoprire questo luogo dove si gira il film. Quali sono le tue impressioni del Faito Doc Festival e del Monte Faito? Molto gradevole e caloroso, ho avuto la possibilità di scoprire dei film che non vedo abitualmente e ho trovato un festival molto familiare e nello stesso tempo con degli eventi interessanti che sono belli da scoprire, insomma mi ha fatto veramente piacere di essere qui. Ho avuto l'occasione di presentare in 10 città italiane diverse il suo film, è stato sempre accolto con grande calore e grande successo dappertutto, probabilmente l'umorismo iraniano corrisponde abbastanza a quello italiano e quindi lei, devo dire che poi è andata anche in tantissimi altri paesi a presentare il suo film, però in Italia c'è stato veramente un'accoglienza e un piacere veramente a presentarlo in Italia. Jérôme, cosa hai pensato del festival e di questa montagna? Gli piace moltissimo l'umanità che ha scoperto qui, gli scambi iper appassionati, a volte anche molto intensi, degli uni e degli altri rispetto ai film, e c'è un'umanità e una familiarità incredibile in questo posto, e veramente mi sono trovato benissimo perché è molto diverso da quello che generalmente si trova nei festival, un po' un lato formale che qui non ha trovato assolutamente.